Cari amici, è arrivato un pacco. Che sarà mai? Vediamo meglio che cos'è. Ecco qua il nuovo iPhone 12 Pro Max. Il colore è quello nuovo, è Pacific Blue. Ho scelto di fare la configurazione senza il ripristino da un altro iPhone, preferisco configurarlo manualmente. E poi piano piano rimetterci le varie applicazioni con i dati tramite anche il software Amazing. Ecco fatto, la configurazione è terminata. Bene. Adesso che abbiamo fatto l'unboxing, vediamo di fare un po' di test riguardo soprattutto alla velocità di questo nuovo iPhone 12 Pro Max. Innanzitutto facciamo questo test. Prendiamo adesso 4 iPhone, l'iPhone 12 Pro Max, l'iPhone 11 Pro Max, l'iPhone X e l'iPhone 6S Plus. Iniziamo con fare un test sul tempo di avvio dei 4 iPhone. Bene, adesso accendiamo tutti e 4 gli iPhone, partendo dall'iPhone 6S Plus, poi l'iPhone X, l'iPhone 11 Pro Max e l'iPhone 12 Pro Max e cronometriamo quanto tempo ci mettono ad avviarsi. Quindi 23 secondi circa per il primo. Partiamo col secondo. Ventun secondi. Benissimo. Partiamo col terzo. 28 secondi, questo è un pochino di più. Ultimo, l'iPhone 12 Pro Max. 18 secondi circa. Adesso facciamo uno speed test sul wifi dei 4 iPhone. Eseguiamo quindi speed test su tutti e 4 i terminali. Siamo collegati alla stessa rete wifi nelle stesse circostanze, quindi proviamo a fare l'accesso a distanza di pochi secondi, quindi diciamo nelle stesse condizioni. La rete normalmente che ho io è una rete a 90 megabit in download e 10 megabit in upload. Vediamo che succede.
da questo primo test sembra che addirittura il 6S Plus sia più veloce, più reattivo nel Wi-Fi rispetto agli altri, soprattutto all'iPhone 10 e all'iPhone 11 Pro Max, mentre il 12 si comporta abbastanza bene. Potrebbe anche essere un caso. Consideriamo che i quattro telefoni sono collegati a una scheda AirPort della Apple, quindi si dovrebbero anche trovare bene tra di loro. Adesso ripetiamo l'esperimento. Anche questo secondo esperimento ha dato risultati analoghi al primo. Adesso proviamo a staccare il Wi-Fi a cui sono attualmente connessi quattro terminali e ci attacchiamo a un'altra Wi-Fi. Vediamo che cosa succede. Mettiamo il ripetitore proprio vicino ai telefoni. Ecco, adesso siamo connessi a questa nuova rete Wi-Fi. Rifacciamo le prove. Ok, adesso proviamo a ricollegarci alla AirPort. Adesso siamo ricollegati alla AirPort. Dobbiamo fare alcune considerazioni. La AirPort è connessa con un cavo di rete alla rete locale, quindi dovrebbe essere in teoria più veloce dell'ultima prova che abbiamo fatto, che abbiamo utilizzato un ripetitore Fritzbox Wi-Fi, quindi non collegato con un cavo di rete alla rete locale. Adesso siamo collegati all'AirPort e riproviamo. Quindi i risultati sono un po' altalenanti. In questo caso sono andati più veloci l'iPhone 10 e l'iPhone 11 Pro Max. Quindi sembra che sia un discorso più legato al controllo accessi della Apple AirPort, che magari a quelli che si collegano per prima fornisce una priorità diversa. Adesso ripetiamo la prova, ricollegandoci al nostro amico Fritzbox. Il ripetitore. Ci siamo ricollegati al Fritzbox Repeater Wi-Fi. I risultati sono sempre molto contrastanti. Adesso facciamo una prova, magari anche stupida, proviamo ad eseguire l'accesso con tutti e quattro contemporaneamente. Apparentemente sembra che sia più veloce il terminale più vecchio. Adesso ripetiamo, avviciniamo così mi torna meglio anche a me. Anche questa volta i risultati sono analoghi e ricordiamoci che siamo collegati a un Fritzbox Repeater Wi-Fi, quindi non collegata al cavo di rete. Anche stavolta stessi risultati. Ora, per curiosità, proviamo a spostarli. Non che cambi molto, però è giusto che il segnale Wi-Fi arriva più o meno da questa zona qua. Rifacciamo la prova. Anche questa volta stesso identico risultato. Un ultimo test di velocità lo facciamo sul 4G, visto che ancora nella mia zona il 5G non c'è, quindi prendiamo il 4G dell'iPhone 11 Pro Max e dell'iPhone 12 Pro Max, eseguiamo uno speed test. Qui siamo in presenza di una rete Wind 3. Quindi per prima cosa disattiviamo il Wi-Fi e lasciamo soltanto l'LTE. Facciamo
qualche speed test. Questo è l'iPhone 11 Pro Max. Ecco il primo test sul nuovo iPhone 12 Pro Max. Ricordiamoci che è la stessa SIM utilizzata in precedenza sull'iPhone 11 Pro Max. Sembra più costante la connessione LTE. Perfetto, adesso approfittiamo per vedere le differenze di questi ultimi due telefoni. L'iPhone 11 Pro Max a sinistra e il 12 Pro Max a destra. Guardiamo l'esterno, ovviamente sono completamente diversi, uno è più squadrato, l'altro è più stondato, quello più vecchio. Questa parte dietro è pressoché identica. Questa è la parte sopra. Questa è la parte laterale. E questo è l'altro lato. Ecco qua, quindi è leggermente più spesso, sembra, quello nuovo. Leggermente più grande come peso. Ora le andiamo a pesare tutti e due. Questo è l'iPhone 11 Pro Max, 222 grammi, questo è l'iPhone 12 Pro Max, 224 grammi, quindi più o meno siamo lì. Ora procediamo con un test sulla velocità del processore. Eseguiamo Geekbench su tutti e quattro gli iPhone. Giustamente ha finito per primo l'iPhone 12 Pro Max, in quanto più veloce, e è partito anche per ultimo. I risultati infatti li abbiamo in ordine inverso rispetto all'accensione. Ecco il risultato finale, vediamo, andiamo sul computer, vediamo i dettagli. È arrivato adesso il momento di provare il nuovo comparto fotografico dell'iPhone 12 Pro Max. Come sapete è completamente diverso ed è molto più grande il reparto fotografico anche rispetto all'iPhone 11 Pro Max e anche all'iPhone 12 Pro. Vediamo come si comporta la stabilizzazione, quindi eseguiamo prima un test senza stabilizzatore di video con differenze tra l'iPhone 12 Pro Max e 11 Pro Max. Ricordiamoci che l'applicazione Filmic Pro ha all'interno una stabilizzazione software, quindi un qualcosa in più rispetto all'applicazione camera
dell'iPhone. Adesso effettuiamo un altro video con stabilizzatore relativo all'iPhone 11 Pro Max e all'iPhone 12 Pro Max. Sono curioso di sapere anche che cosa ne pensate voi. Comunque occhio, si vede subito che soprattutto nelle riprese a mano lo stabilizzatore sul sensore rende molto di più rispetto alla stabilizzazione che c'era prima sull'iPhone 11 Pro Max. E le riprese sono molto più fluide, mentre per quanto riguarda le riprese con lo stabilizzatore non si notano grosse differenze. Per oggi abbiamo finito, abbiamo fatto un po' di prove preliminari su questo nuovo iPhone 12 Pro Max. Sono curioso di sapere che cosa ne pensate anche voi. Seguitemi perché domani e nei prossimi giorni pubblicherò un altro test riguardante il reparto fotografico dell'iPhone 12 Pro Max. Mettete un like e possibilmente iscrivetevi al mio canale. Ciao!